Mini recensione richiesta da Lorenzo Lotti, che vuole che faccia due parole su quel grande film del 2003 di Clint Eastwood che è Mystic River, tratto da un romanzo bellissimo, interpretato alla grande da un trio di attori, Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon, da far paura. È la storia appunto di Sean, Dave e Jimmy, che sono tre amici che nel 1975 subiscono un danno grosso quando sono veramente bambini. Uno di loro, ovvero Dave, viene rapito da due pedofili. Di lì in poi passano 25 anni e ritroviamo i nostri tre che vengono riuniti dopo appunto 25 anni da un'altra tragedia, ovvero la figlia di Jimmy viene trovata morta, viene uccisa. Da lì partono le investigazioni, che intanto Dave è diventato un poliziotto e tutto il resto, mentre ormai invece Jimmy, che è rimasto coinvolto un po' nella malavita, decide di indagare da solo. Tutto questo porterà alla galla cose incredibili che forse non saranno vere e porteranno a una tragedia finale immane. Meraviglioso filmone del grandissimo Eastwood, che mette in scena una sceneggiatura di Brian England in maniera assoluta. Eastwood qui decide di girare uno dei suoi migliori film, un capolavoro estremo del cinema americano degli anni 2000, film meraviglioso, a tratti sorprendente proprio per la fluidità, per la grandiosità della messa in scena, piccoli country e campi e controcampi, piccoli piano sequenza, movimenti di macchina rarefatti, fotografia magistrale e montaggio eccezionale per una narrazione assolutamente incredibile. Un'altra volta il grande Clint Eastwood dimostra che quando è veramente in formissima riesce a tirar fuori della roba come questa. Creever non è un film che si vede tutti i giorni, è proprio un capolavoro immane, batte il romanzo, siamo di fronte a qualcosa di angosciante, disturbante, malinconico, triste e disfattista, un noir veramente drammatico che ti spezza il cuore e l'anima, soprattutto appunto anche per la cattiveria, per la mancanza, diciamo così, di amicizia, che dovrebbe essere invece il legame appunto fra amici veri, la mancanza di coraggio, la mancanza di essere sinceri l'uno con l'altro. Un film straordinario, la parte di indagine è eccezionale, la parte dei ragazzini è al di poco strepitosa. Eastwood dirige come poche altre volte nella sua vita, forse altre 5-6 volte, a questa potenza nella messa in scena. La pulizia è talmente estrema e talmente forte che rende il tutto a livelli veramente celestiali. Siamo di fronte a un capolavoro del cinema tutto, a uno dei migliori thriller noir degli anni 2000, come ho detto, a uno dei migliori film di Eastwood, e quindi vuol dire uno dei migliori film della storia del cinema americano. E siamo di fronte anche a un gruppo di attori, tra Dustin Hoffman, da Sean Penn a Kevin Bacon, che appunto fanno a gara anche con Lawrence Fishburne e gli altri a chi è veramente il migliore sullo schermo, e tutti risultano più o meno allo stesso livello, ovvero dei mostri diretti tra l'altro in modo magistrale da un Eastwood che stavolta mette su un film che è veramente imperdibile, un capolavoro assoluto che non vi dovete far assolutamente mancare. Il link è qui sotto per le donazioni, per avere la vostra recensione, invece il collegamento a Patreon è qui. Per il resto, che dire di più? Grazie mille a chi mi ha fatto parlare di questo film, ovvero Lorenzo Lotti, perché è veramente questo Mystic River un capolavoro imperdibile per tutti.